She gave you everything she had. L'arrampicata è uno sport complesso. Per riuscire serve tecnica, ma anche una buona dose di talento. Gianni Lavarda li possiede entrambi e nel corso degli anni ha abituato i suoi fan a risultati di primo livello in ambito sportivo. Icarus ha incontrato Lady Gekko a Roma durante una tappa di Coppa Italia in occasione della presentazione della Nazionale Azzurra. Ho iniziato circa 7-8 anni con i miei genitori, loro andavano in montagna prima di tutto, poi non mi lasciavano a casa da sola, quindi mi portavano con loro e mi sono appassionata subito dell'arrampicata e della montagna e fin da quel momento non l'ho più lasciata, insomma. Io ho iniziato molto giovane perché mi ricordo che già a 11 anni ho fatto la mia prima gara internazionale giovanile alla Jean-Thierry Labessée in Francia, dove con mia grande sorpresa ho vinto, non me l'aspettavo. Io a 14 anni ho iniziato a fare le gare giovanili e a 17 ho vinto il campionato del mondo giovanile. Forse il mio limite è di cercare sempre il limite e di cercare di dare il massimo alle gare, di cercare di dare il massimo di me stessa e quindi di cercare proprio il mio limite, cioè di cercare di dare proprio questo 100% alle gare, che è una cosa veramente difficile perché non è solo il fisico ma è anche la testa, soprattutto perché alle gare ci vuole molta testa e molta concentrazione, soprattutto nell'arrampicata. Difficoltà, velocità, bouldering, tre discipline che presentano grosse differenze tra di loro. Difficile essere competitivi in ogni specialità. In più, Gianni Lavarda ultimamente si è appassionata anche al mondo del ghiaccio. Al giorno d'oggi è diventata dura gestire tutte e tre le specialità insieme. Infatti vedete che ci sono atleti che si specializzano su ogni specialità. Mentre il ghiaccio per me è stata una novità perché è un mondo totalmente a parte e differente dell'arrampicata. Avendo un livello molto alto sull'arrampicata, avendo in mano due grosse prese, quindi che sono i manici delle picozze, e avendo imparato la tecnica, poi è stato facile per me. Il livello delle donne è veramente aumentato, quindi diciamo che ci siamo avvicinate veramente molto al livello degli uomini. L'unica differenza è che gli uomini sono nei movimenti, perché loro, essendo più alti, compiono dei movimenti molto, molto più lunghi e molto più ampi, mentre noi magari siamo più avvantaggiate nelle compressioni, quindi facciamo movimenti più compressi che loro, essendo alti, non ci stanno. Jenny ha solo 25 anni, ma il palmarès è da veterana. Tra le vittorie si contano 10 titoli italiani, un campionato nel mondo di ice boulder, un mondiale di combinata. Ultimamente i risultati sportivi sono in calo, ma Lady Gekko sta spostando sempre più là il limite nel free climbing. Jenny è stata la prima donna italiana a chiudere un 8C alla Terra Promessa di Arco e prima di salutare gli amici di Icarus rassicura i suoi fan. Basta dare il massimo e cercare di ritrovare la Jenny che gli anni scorsi si era un po' perduta, quindi questo è il mio grande obiettivo, insomma. Per arrampicare ad alto livello non serve per forza trovarsi in grandi falesi. Una disciplina sempre più in voga è il boulder, che si disputa su blocchi artificiali molto compatti, disegnati dai tracciatori per sviluppare uno sforzo di breve durata, ma molto intenso. In occasione della Coppa Italia giovanile disputata a Torino, gli atleti più forti si sono cimentati in tutte le discipline. Difficoltà, speed e ovviamente anche boulder. Ci troviamo qui a Torino al Pala Braccini, una struttura nuova, interamente dedicata all'arrampicata sportiva. Siamo qui oggi per parlarvi di una specialità di questo sport, che è il boulder. È uno sport che nasce praticamente negli anni 40-50 negli Stati Uniti, per proseguire poi nel Regno Unito.
Ed è stata l'idea di alcuni arrampicatori che volevano vivere in pratica l'esperienza dell'arrampicata scollegata dai mezzi di protezione. Quindi la scelta è ricaduta su dei massi, e da qui appunto il termine boulder, quindi la scalata su masso che prevede una serie limitata di movimenti, 7-8 movimenti al massimo, in cui l'unica protezione sostanzialmente è quella con l'adozione di materassoni. Alle mie spalle c'è Nicolò Ceria, un atleta della nazionale italiana di arrampicata sportiva, che sta eseguendo alcuni movimenti su uno di questi blocchi. Sostanzialmente si tratta di partire con due prese obbligate per poi completare mediante una serie di movimenti il percorso, che culmina con un top che deve essere tenuto dall'atleta per almeno 2 secondi consecutivi. Questo tipo di arrampicata riscuote sempre più successo. Le prove sono molto spettacolari e si prestano ad essere seguite dal pubblico. Tra i climber più giovani non sono pochi quelli che hanno deciso di specializzarsi proprio in questo settore. Ciao, sono Nicola Ceria, ho 15 anni, vengo da Biella e ho iniziato ad arrampicare 6 anni fa, in vacanza in montagna, che appunto vidi una struttura come questa e provai a arrampicare, e da lì iniziai a praticare questo sport seriamente. Ieri ci sono state le finali italiane giovanili di Coppa Italia. Questo qua è uno dei boulder, dei problemi che i tracciatori hanno proposto a noi, ed è uno dei più facili. Un boulder di gara ha sempre due prese obbligatorie di start e 2 piedi obbligatori, poi ha tutto un insieme di prese fino all'ultima, che si chiama top, che bisogna tenerla con 2 mani per almeno 2 secondi. Si ha anche una presa intermedia come questa qua, che è molto importante nel punteggio di fine gara, perché in caso di pari meriti con il top è quella che spareggia la classifica, diciamo. Rispetto alla difficoltà, il boulder richiede più potenza muscolare. Un problema viene risolto in un tempo minore rispetto a quanto serve per completare una via, ma non ci sono punti di riposo. Difficile rimediare ad un errore di lettura. Scelta una successione di movimenti, è pressoché impossibile variarla. Durante la gara di solito si ha 5 minuti per risolvere il problema, e in questi 5 minuti è molto importante fare una buona lettura del blocco, perché bisogna individuare appunto i movimenti più difficili e cercare di interpretarli già da terra, in modo da fare meno tentativi possibili per giungere al top. Si possono appunto usare anche tutti i profili della struttura, come i bordi, e poi quando non vi sono prese sul pannello si può usare anche lasciare i piedi spalmati sulla struttura in aderenza. Questa qua è la magnesite, che è fondamentale nel nostro sport perché ci permette di asciugare il sudore che vi è sulle mani e avere un grip diverso, molto, diciamo, migliore sulle prese, e quindi è molto importante. Amici di Icarus, spero di avervi fatto venire voglia di arrampicare. Per oggi basta così, un saluto e alla prossima.